Luca Pollastro di Da Pretano Si Nasce. Ciao Luca, ben ritrovato. Raffaele, ciao Ciao. Enrico e tanti auguri alla radio. Grazie. Riporteremo, riporteremo. Allora, caro. Perché c'è una festa, quindi per questo sto partecipando, Eh certo, ma tu sei invitato e non imbucato, anzi, siamo molto contenti che tu abbia accettato il nostro invito. al primo anno della radio, dai, era un'occasione importante. Assolutamente, sì, cioè, sentiamo un leggero sfarfallio, non so se dipende dal. Voglio dire, No, ma figurati. quindi c'è molto da dire. Assolutamente sì, sentiamo un leggero sfarfallio. Luca, non so se dipende da te o da noi, ti conviene piazzarti meglio, non so, insomma, se ti trovi da qualche parte che fa cortocircuito, quindi. Ora ti sento benissimo, perfetto, allora c'è tanto da dire, al di là dello sfarfallio, no, va bene. Dicevamo, Crotone-Napoli, sono da poco, è terminato da poco anche il Bologna che ha pareggiato, come mi ha riportato il buon Federico, stiamo seguendo live, tra poco gioca la Roma. Ti faccio subito questa domanda, allora, intanto la vittoria del Napoli secondo te è convincente e se vuoi partecipare anche tu al giochino del Top and Flop? Allora, la vittoria innanzitutto era importante più che convincente, quindi Certo. bisognava vincere, proprio 3 punti servivano proprio come Spagna. E non mi ha convinto la prestazione, però ci sono dei tre buoni top e molti top. Diciamo i top e mi trovi d'accordo con quello che hanno detto sia Giorni che Cagliò. Io metto Cagliò prima di tutto. E l'ho visto, dai, in domenica da 2 o 3 anni a questa parte. E Diavara e Maximovic. Diavara, Caleone e Maximovic. Flop invece? Come flop, ovviamente il Gabbia e il Trinic, che Ti trovi non mi d'accordo ha con me quindi sui convinto. flop? Perfetto. Mi sono d'accordo con te, cioè, flop. Cioè, certo, mi aspettavo di più, ma non è che proprio sia proprio parecchio. In una partita del genere magari ti aspettare qualcosina in più, contro il Assolutamente. Crotone, magari uno contro uno, magari salti l'uomo, però voglio dire. Ebbè, l'analisi tua è giusta, caro Luca. Effettivamente ci si aspetta di più, anche già a partire magari dalla gara con l'Empoli, che vedrà appunto un Napoli spuntato, ecco. Aspetterà un Napoli, non lo so, cioè ci sono molti dubbi sulla questione Empoli, cioè a parte il fatto che dovrebbe essere una partita facile come quella di Crotone, Dovrebbe. però invece ce la siamo complicata, quindi Ecco. con Gabbiadini che ci ha messo il suo, e il gol comunque l'abbiamo preso, quindi tutto scontato su questo tempo non lo do. Quindi mi aspetto qualsiasi cosa. C'è una strana aria a parte il futuro, non si capisce se ci sono problemi tra i giocatori, con la società, con il mister, tra le dichiarazioni che fanno sembra che tutto vada bene. Sembra. Reina che in questi giorni l'hanno visto un po' ovunque per Napoli, quindi l'operazione simpatia era andata bene, però vedi, poi ti ritrovi in campo e ti ritrovi in Gabbiadini particolarmente nervoso su situazioni Ecco. qua. Quindi, Secondo insomma. me il punto torna, voglio dire. Beh, sì, almeno sembra Non so, così, almeno in campo, sei ecco. d'accordo con me su questa cosa? Sì, io sono d'accordo. Beh, insomma, che tutto vada bene, effettivamente è un po' azzardato, giustamente. Anche perché il Napoli veniva da 3 sconfitte di fila, questa l'hai vinta con un pochettino di fatica Crotone, insomma, sembra che l'hai vinta col Crotone, con il non ti Crotone. ringrazio perché l'hai vinta così, giusto per un pico, se vogliamo metterla così, E siamo a meno significato. una settimana dal big match Juventus-Napoli. Con una partita in mezzo di Empoli che comunque ti Che porta non via va sottovalutata. e magari ti porta via qualche giocatore, perché la partita di Crotone ti ha portato via l'unica punta che avevi. Insomma, si aggiunge un problema a problema, Non ecco. è una questione di parlare in negativo, nel senso No, che no, dare per infatti. scontato delle partite, a volte poi vedi, ti ritrovi che ci perdi i Gabbiadini e magari ci perdi un po' di energia, però ti danno, vedi, dall'altro lato ti danno l'opportunità, e non ho capito perché ancora non abbiamo visto Rondo, abbiamo visto un Diawara di uno splendore assoluto Certo. e non si capisce perché gli è venuto in panchina su 2 partite e ci siamo dovuti subire un pessimo così. Beh, Io sono effettivamente molto sulla giusto. linea di Johnny, quindi non so se
Credo si sia capito, ecco. Quindi stiamo parlando da oggi pomeriggio, quindi continuo il discorso che abbiamo fatto dopo appena finita la partita. Ottimo, perfetto. Beh, io ti faccio fare anche una domanda dal buon Federico, che sono sicuro ha una curiosità anche per te, caro Luca. Sì, volevo sapere da Luca questo fatto che il Napoli ha giocato praticamente con dei giocatori che abbiamo, come hai detto tu, che abbiamo lo stesso Rog. Allora, è sempre la stessa idea, cioè ogni allenatore da Mazzarri ai tempi di oggi ha la sua idea di gioco e quindi i giocatori magari sono anche pronti, come ne parlavamo prima, però non giocano. Allora, la verità, come dicevo prima, qual è? Nel senso che si aspettano sempre le coincidenze per farli entrare. Qual è? Diciamo, dobbiamo sempre dire, prima si diceva un gran bene di Sarri, adesso ci sono delle voci contraddittorie per cui sbaglia anche lui parecchie cose. Ecco, dove sta, diciamo, l'idea più giusta nei confronti Allora, dell'allenatore e della squadra? penso che la formazione ideale la conosca solo l'allenatore, nel senso che quando arriva l'11 titolare, vuol dire che in settimana chi li ha visti e ha constatato come stavano psicologicamente e fisicamente è solo l'allenatore. Certo. Magari noi ci possiamo dare un'idea, ok? Ma ce le possiamo dare un'idea così, però la condizione fisica poi sostanzialmente la conosce lui, quindi è lui che rimane in campo. Io ti direi mille cose, cioè partirei da Insigne che è il talento napoletano per eccellenza e per arrivare alla sorte in Serie A ce n'è voluto, perché con Vero. Mazzarri ha giocato tipo 1 minuto, 2 minuti, cioè finché non è stato buttato in prestito e così via, non è stato mai messo, come dire, subito in prima squadra, 12 anni, fiducia e via, no, cioè 10 minuti, 1 minuto, 3 minuti, 4 minuti e poi alla fine è stato, come dire, promosso come titolare, cioè non è avvenuto questo passaggio diretto. No, Quindi infatti. ci sarà da lavorare su Di Avarà, cioè, mi auguro che rimanga Zielinski e Rog, non so quando verrà questa promozione per questo talento, perché Senti, molti di loro nemmeno lo conosco. infatti, no, ma senti, mo' hai nominato appunto questi tre calciatori, ma secondo te in futuro li vedremo tutti e tre insieme o ci sarà sempre tipo la variante di Allan, una qualche volta Jorginho, qualche volta Hamsik, non lo so, insomma, te la butto lì. Torniamo sempre allo stesso discorso: se cambi modulo li puoi vedere tutti insieme, se ti ostini a giocare con lo stesso modulo perché solo così ci sai giocare, magari è difficile che li puoi vedere sempre, magari li vedi in alternativa con altri giocatori, Certo, quindi convieni con o magari Federico, ecco, torna in tal Vertes senso. e Gaglione e Rocco dietro le punte, te la butto lì così, magari Ed puoi è un vedere po' più difficile. sia Diarra che Rocco dietro le punte, te l'ho detto Esattamente. così, ma giusto per, E certo, però quindi convieni con Federico in tal senso, no? Quindi. sì, cioè, nel senso che tu c'è un talento, uno, due, tre talenti, saranno il futuro naturalmente di questo lato, perché considerando l'età, 19, 22, 23 se non erro, 23 anni, cioè stiamo parlando di giovanissimi, quindi in teoria saranno il futuro e futuri equivalenti per De Laurentiis. E quindi c'è una bella carriera avanti. Quindi dovrebbero essere il nuovo Napoli, però non lo so quando saranno pronti. E questo è pure un bel interrogativo. È pure un bel interrogativo questo, effettivamente. Senti, una domanda che ho fatto anche in precedenza a Ciro e beh, Federico poi conveniva invece su un'ipotetica griglia. Ecco, ti chiedo e unisco, diciamo, la curiosità di Federico di prima alla mia. Innanzitutto, secondo te questo è un campionato ancora aperto? E allo stesso tempo ti chiedo, effettivamente, parafrasando appunto Federico, parafrasando Federico, dove piazzi il Napoli? Cioè, lo vedi più Cioè, giù della quinta ecco, però posizione? volevo un attimo completare, la mia domanda era più ampia, Vai. cioè dove piazzi in riferimento al fatto che abbiamo perso, diciamo, un punto di riferimento in avanti. Ecco. Allora, in questa ottica non è cambiato nulla, è cambiato qualcosa, la squadra comunque si ricompatta, ecco, quali sono le possibili evoluzioni? Con tutte le varianti, è chiaro. Le varianti tecniche dici, cioè i moduli, Se no, se dico parliamo di moduli, come rendimento non lo della so. squadra, nel senso che se ha superato questa fase che diceva che il Napoli, diciamo, avendo perso il centravanti, aveva bisogno di un tempo di Ma non ricompattarsi. penso che sia, cioè, l'infortunio di Milik fatto giocare male Jorginho, cioè mi sa che il passaggio di creare queste difficoltà.
che è più ampio che l'assenza di Milik o la partenza di Guerin. Credo che ci sia un problema proprio di fondo. Credo che ci sia un problema proprio di organizzazione proprio della squadra. Cioè, non mi possono venire meno tutti contemporaneamente per una questione di un giocatore che infortunia. Cioè, tanto negli schemi magari, però se Reina mi prende 16 gol in 12 partite, non penso che sia dovuto anche nel futuro di Milik. Comunque un elemento che va considerato, 16 gol certo. in 12 partite. E questo è quindi giusto. Ci sono tante tante cose che devi verificare, non penso che siano tutte dovute da una sola situazione. Questo è giusto, quindi ecco, tenendo in considerazione tutte queste cose, dove piazzi il Napoli e se ritieni, ecco, diciamo, questo è un campionato di per sé competitivo, forse non so se è un parolone o meno, ma secondo te è un campionato vivo, non tanto per la vittoria del Milan, te lo chiedo a prescindere. Diciamo così, ci sono più squadre che bello da vedere, diciamo così, da esterno, da tutto del Napoli o di una singola squadra in questo campionato. Ogni domenica magari ti trovi la sorpresa, e quindi non è banale, scontato. Quindi dal punto di vista, come dire, la tifosa magari te la gusti di più questa classifica, però alla fine lo sai, chi c'ha la rosa migliore poi a lungo andare poi si avvia, quindi magari all'inizio puoi trovare la sorpresa, però poi da Natale in poi inizia a viaggiare e quindi io non so se in Napoli a gennaio poi si ritroverà da andare sul mercato oppure no, perché i soldi li ha finiti quelli là di Wayne, quindi dovrà metterci, tu dici la prima tranche, perché poi c'è anche l'altra che però arriverà poi dal tabacchino per andare sul mercato, e se vuoi competere naturalmente sempre con la Juve, non so fino a che punto puoi andare sul mercato, chi ti darà qualcuno e per quanto pagherai. Ecco, se io ho sentito prima Pavoletti, ok, il Genoa ti toglie Pavoletti per Gabbiadini, fai i dubbi, se te lo vende te lo può pagare abbastanza, quindi a gennaio capisci che se mi tolgo Pavoletti ora come ora, ma lo so fino a che punto poi io devo finire il mio campionato. Beh, chiaro, poi questo lo scopriremo chiaramente a partire da gennaio, dove il Napoli dovrà risolvere farsi tante domande e risolvere e dare una risposta a tutto ciò e chiedersi anche effettivamente dove vogliamo andare, che cosa vogliamo fare e soprattutto poi... Così ci chiamano investimenti, è quello che è sempre mancato a Napoli, investimenti a lungo termine, progettazione, chiaro. Arriviamo al 1° di agosto, 2 di agosto, che ancora non sappiamo se poi ne va bene, e quindi fatto ritiro senza la squadra titolare, a fine gli ultimi giorni di calcio mercato per stato di 4 colpi, è normale che le 4-5 partite iniziali te le perdi, anzi l'avevo pure detto, se le prime 4-5 di partite di campionato magari le perdi, perché se certo. Come si dice, organizzare un po' la macchina e farla partire. Quindi per il Napoli a gennaio corre un pochettino di benzina in più, ma non per cospargerci tutti quanti e darci fuoco, no, perché quella è una visione pessimistica, ma invece appunto per dare... per far partire la macchina. Esattamente. La macchina non è da buttare. Anzi, cioè, no, è un'ottima macchina. A me piace la rotta del Napoli, non è da buttare, non assolutamente. Magari la puoi giocare diversamente, magari non lo so, però non, cioè, dobbiamo buttare la rotta del Napoli. Cioè, siamo 3-4 della Serie A. Ah, beh, effettivamente è giustissimo quello che dici. E aggiungo che anche a me piace molto, soprattutto a centrocampo, dove le varianti sono molte. A voglia. Quindi, perciò dico, non è che siamo proprio dei pessimisti. Magari no, magari non conosciamo la situazione ambientale, che magari a noi, comuni mortali, non è dovuto, quindi magari sistemeranno queste cose e riprenderanno di nuovo la marcia, me lo auguro. E questo è l'augurio chiaramente di ogni buon tifoso del Napoli. Luca, grazie per aver partecipato. Non è l'ipotesi di Giorgio, perché penso che Giorgio... Mi piace questa, ti vuoi inserire nel tridente fra Francesco e Johnny? Non lo so. No, faccio il falso Noè. Fai il falso Noè. Ecco, lascio allora la coppia ogni tanto.
Meno male che il Napoli non ha comprato Saponara qualche la stagione, se no faceva il trequartista. Ma sì, assolutamente. Luca caro, io ti ringrazio per aver partecipato alla festa e sarei invitato chiaramente anche in altre occasioni, o meglio. Assolutamente, io vi ringrazio, vi rinnovo gli auguri e un grande abbraccio. Ciao, a te tanto. Ciao Luca, grazie. Ciao ragazzi, un Ciao. abbraccio.